fatto quest'arbitro, speriamo che oggi sia all'altezza di questa bellissima partita. Qui il clima veramente è fantastico, Franco. Molto bene, difatti ora continuiamo perché le squadre sono in campo, quindi per quanto riguarda la Gelbison con la divisa rosso-blu, anzi divisa bianca la Gelbison, per quanto riguarda invece la Nocerina, detta Calcio Show, e anche per quanto riguarda invece poi tutto quello che ci sarà durante la settimana, appunto per quanto riguarda appunto le tutte le rappresentazioni sportive che ci sono, il telegiornale e gli approfondimenti. Quindi ora, quindi l'arbitro si guarda intorno, ecco, pronti per iniziare. Ecco qui, inizia la partita in questo momento. Nocerina che viene già in attacco e ha smanacciato D'Agostino, palla in mezzo e c'è il primo calcio d'angolo per la Nocerina, che subito cinge d'assedio l'area di rigore della Gelbison, subito vicinissimo al gol. Subito si involge il numero 9 Girardi, pericolosissimo questo attaccante, mette la palla in mezzo, c'è il numero 11, va al tiro e la palla non è angolo, è stato il numero 11 appunto al Fella. Ciambino sta vincendo a Francavilla, quindi calcio di punizione, il numero 10 la mette in mezzo dalle parti di troppo centrato, non ha difficoltà D'Agostino nel far sua la sfera, quindi è cambiato solo questo risultato al momento e Francavilla. Basta, è fatta, veramente imponente. È la Nocerina che ancora va vicino. Veramente, vero, c'è da dire che questa è una tifosa. Palla per Yeboah si libera bene di un avversario, poi se ne viene sulla fascia destra, viene servito il numero 8, palla in mezzo, la svirgola e poi riesce il portiere della... Questo calcio d'angolo per la parte rosso-blu, mette palla in mezzo, sfiora, c'è gol per la Gelbison. C'è il gol della Gelbison, autore del gol è il... Maggio? Sembra gol di Maggio, vediamo un attimo. Giorgio, mancano veramente pochissimi minuti alla fine del primo tempo. Ricordiamo appunto una tizia di addirittura di calciomercato, perché da qualche giorno si allena con la Nocerina per un possibile ingaggio appunto a dicembre, il centrocampista portoghese classe 91 Sergio Marakis. Il mediano in effetti è giocato, nato a Johannesburg. In D'Agostino rilancia in avanti, dove trova appunto Maggio che spizza di testa, ma la palla arriva a Yeboah ancora in avanti. Yeboah, il tiro di Yeboah, grandissima parata di Amato, ci arriva poi il numero 9 Cappiello con un grandissimo tap-in, mette in rete e siamo sul risultato 2-0 qui al in questo momento. Sulla palla c'è Maggio, riparte appunto il in pariera, batte Alvino, mette in mezzo, spizza di testa, vediamo, c'è un fallo in attacco, si riprenderà con una punizione a favore dei rosso-blu. Questo è Ciotti adesso che lancia palla al centro, dove trova Fella ed c'è il tiro in questo momento, ma una grandissima parata di D'Agostino sul tiro pericoloso di Di Pietro a favore della Nocerina. Vediamo le proteste qui, se non erro è stato espulso Mister Pepe, non vorrei sbagliarmi, è stato espulso Mister Pepe, deve lasciare appunto il terreno di gioco in questo momento l'allenatore della Gelbison, sempre bene a respingere questa palla in avanti. Adesso è Cappiello che si fonda sulla palla, Cappiello sulla destra, mette una palla in mezzo e c'è il gol di Cappiello per il 3-0 della Gelbison. 3-0 Cappiello, un grande tap-in, doppietta quest'oggi per lui Cappiello, e arriva il 3-0 definitivo che concede sicuramente 3 punti alla squadra di Mister Pepe e di Mister La Greca. 3-0 inaspettato quest'oggi, 3-0 inaspettato. Giordano in questo momento non riesce ad arrivare sulla palla, Girardi lancia in avanti per Siclari, il tiro di Siclari, palo, gol dei Siclari, accorcia le distanze la squadra di Nocera. In questo momento vediamo appunto c'è un batti e ribatti, Siclari non riesce a riprendere palla,
mette al centro Barone, c'è Alvino di testa, ribatte sempre Alvino ma non riesce appunto a mettere la palla in rete. In questo momento termina la partita, risultato di 3-1 a favore della Gelbison, gol di Maggio, doppietta di Cappiello per Agnamini. Ed in questo momento il graditissimo applauso dei ragazzi di Vallo della Lucania, arrivati numerosi a sostenere i propri Beniamini, mentre i ragazzi appunto della Nocerina